La prima volta nella storia, la plenaria delle confraternite italiane si svolge in Puglia, a San Giovanni Rotondo, nella culla della spiritualità voluta da San Pio, Assemblea Nazionale delle Misericordie d'Italia. 771 anni di storia con uno sguardo al futuro e alle associazioni di volontariato delle Misericordie, per un'assemblea che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di delegati provenienti da tutta Italia, più centinaia di volontari. Il presente continua a essere tutti i giorni sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico, cioè essere sempre pronti a rispondere alle esigenze delle persone delle nostre comunità, ma anche delle povertà che purtroppo non diminuiscono, ma aumentano in tutti i livelli sociali. Sono state queste le prime parole di Roberto Trucchi, presidente nazionale delle Misericordie d'Italia, che ha aperto i lavori assembleari. Il futuro, naturalmente, è cercare di trovare gli strumenti adatti per fare lo stesso servizio, non ancorati solo alla tradizione, che è importantissima, che deve rimanere, ma anche facendo con tutti gli strumenti che oggi la società pone al servizio degli stessi volontari, dei confratelli che fanno queste attività. Durante la giornata di sabato ho costituito il nuovo movimento giovanile delle Misericordie d'Italia dal nome Gemma. Oltre alla presentazione della nuova uniformità d'immagine delle confraternite, per un movimento che continua a guardare all'unione e al futuro. Importante poi l'attività svolta dalla Misericordia di Betlemme. Vogliamo costituire questo movimento che cresca insieme ai vecchi, tra virgolette, ma che porti linfa nuova, che porti idee nuove, che porti un contributo importante nel nostro movimento. Quindi è veramente, secondo me, un fatto assolutamente importante. Betlemme, io l'ho definito il fiore all'occhiello, io ci credo fortemente, è una bella realtà, sta iniziando a svilupparsi. Recentemente, quando siamo andati giù a Betlemme, c'erano alcuni volontari, noi 2 anni fa ci dissero: ah, ma voi pensate ai volontari a Betlemme, ce lo dicevano lì a Betlemme, noi non abbiamo la cultura del volontariato perché qui c'è bisogno di lavorare. Ampio lo sforzo organizzativo della Confederazione Nazionale, ma anche della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia. Dopo un anno di lavoro della Federazione, ha detto Gianfranco Gilardi, presidente regionale, avere a San Giovanni Rotondo l'Assemblea Nazionale delle Misericordie d'Italia è un'onore, è qualcosa che ci conforta nel percorso che facciamo quotidianamente. E avere anche qui la presenza di numerose misericordie, di governatore, di tutto lo staff nazionale, quindi del direttivo, del presidente nazionale, tutti, per noi è una grande soddisfazione. C'è l'assemblea costituente proprio del movimento giovanile Gemma, che rappresenta appunto che è la presenza dei numerosissimi giovani che sono attivi nelle misericordie, e quindi proprio da San Giovanni parte quest'altra attività molto importante.